Oh, AC Milan! Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti. Io e Geco, che ho preso ieri a mio figlio, gli ho comprato il pallone di Geco, quindi il palloncino, com'è si chiama? Palloncino di Geco. Benvenuti ragazzi, nuovo video qua, attenzione, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Ho cambiato nome al canale, così stamattina mi sono svegliato, ho detto sai cosa facciamo oggi? Oggi cambiamo il nome al canale da Lolli Milanisti Official, lo cambiamo in Lorenzo Lollo. Stamattina è il dramma, appena ho cambiato il nome mi avete scritto in 50 su Instagram: Lollo ti stanno hackerando il canale, Lollo ti stanno hackerando il canale. No ragazzi, mi stanno hackerando niente, semplicemente stamattina mi sono svegliato così e ho deciso di cambiare il nome al canale e mettere Lorenzo Lollo, così, giusto perché ci piace ogni tanto cambiare. Dopo 3 anni che giro video con un canale con lo stesso nome, ho deciso di cambiare, semplicemente di cambiare il nome al canale, non succede niente, siamo sempre qua, quindi benvenuti, noi diremo sempre benvenuti qua sul canale Lollo i Milanisti Official, così, perché ci piace chiamarlo, anche se in realtà il canale da oggi in poi si chiamerà Lorenzo Lollo. Bene raga, bene, partita di ieri. Geco intanto va che è una bella... No, si è staccato ragazzi! Geco, aspetta che lo prendo. Allora, possiamo tenere qua Geco qua con noi, anzi no, mandiamolo via perché sennò mi rompe le scatole. Allora ragazzi, è stata proprio una bella partita, mi sono stradivertito ieri, è stata una partita sotto molti aspetti. Adesso siete pronti raga perché sto per dire un'eresia. Allora, sotto certi aspetti la partita di ieri, non voglio fare paragoni raga, premetto, non voglio cadere nell'equivoco, Lollo stai confondendo, no, semplicemente voglio solo darvi questa mia impressione. La partita di ieri a larghi tratti mi ha ricordato un po' le partite che il Milan giocava quando l'allenatore del Milan era Arrigo Sacchi. Perché? Perché non sto confondendo, non voglio paragonare le due rose, non voglio paragonare i due modi di giocare che sono cose completamente diverse, e il Milan di Sacchi è stato la squadra di calcio che tra l'altro è stata premiata poche settimane fa un'altra volta, l'ennesimo premio, come la squadra più bella di tutti i tempi. Non voglio paragonare le due squadre e ci mancherebbe. Però voglio farvi passare questo concetto. Nella partita di ieri, dove il Milan ha letteralmente distrutto tatticamente, fisicamente l'avversario, ecco, giovani tifosi rossoneri, noi quando c'era il Milan di Sacchi e poi anche il Milan di Cappello, ma il Milan di Cappello era e anche il Milan di Ancelotti erano diversi. Il Milan di Sacchi invece ha vinto e stravinto ogni cosa sulla faccia della terra perché giocava così. Quindi voi immaginate il Milan di ieri, con l'intensità di ieri. Gli interpreti del Milan di Sacchi non erano quelli di ieri, ma erano i migliori giocatori, erano l'All-Star, i Globetrotters del calcio, quindi i migliori interpreti del calcio mondiale che giocavano con l'intensità con cui ha giocato il Milan ieri. Ecco, era semplicemente questo il mio paragone. Il Milan di ieri, a larghi tratti, come intensità di gioco ed organizzazione, mi è sembrata il Milan di Arrigo. Ovviamente, attenzione raga, come sempre, non voglio paragonare le due cose, però per far capire ai giovani tifosi rossoneri che cosa noi abbiamo vissuto in quegli anni lì. Un Milan che giocava con questa intensità, con questa organizzazione tattica, e i calciatori che giocavano in quel Milan erano i giocatori più forti sul pianeta. Quindi provate a immaginare noi di che cosa abbiamo goduto in quegli anni lì. Tornando a noi però, prima di andare in sigla, molto contento del Milan di ieri, non c'è assolutamente nulla da dire al Milan di ieri, è stato un Milan incredibile, un Milan che si è fatto trovare pronto, un Milan che adesso fortunatamente, poi ho delle cosine da leggervi, finalmente il Milan adesso ragazzi ha la rosa lunga, nonostante gli infortuni, nonostante si sia fatto male anche Bakayoko ieri, nonostante tante cose, comunque il Milan c'è, il Milan ha i cambi, adesso il Milan, quando vi ho detto l'altro giorno, una delle prime cose che vi ho detto a fine calciomercato cos'è stato, ragazzi, il Milan poteva scegliere se prendere un giocatore da 70 milioni di euro o prendere 11 giocatori spendendo 70 milioni di euro, ha fatto questa scelta, è andato a prendere 11 giocatori, tra i quali anche qualcuno anche in prestito con i rinnovi dei prestiti, andando ad allungare la rosa. La rosa cosa ci dà? Ci dà la possibilità che tu in una partita come quella importantissima di ieri non giochi con Kier, indovina Kier, ma metti in campo il nostro capitano Romagnoli, Piadino Romagnoli. Ragazzi, è così. I campionati, la Juve, tanti campionati l'ha vinti anche perché aveva una rosa che era 100.000 volte più lunga di quella di tutti gli altri.
Juve, tra l'altro, vabbè, lasciamo stare la Juve, perché so già, ragazzi, so già che poi la Juve risorgerà domenica contro di noi e farà la partita della vita, speriamo proprio di no. Però, raga, per concludere questo concetto, noi abbiamo oramai un'identità. Io che cosa vi ho detto nel video pre-partita dell'altro giorno? Oramai il Milan che giochi con Giovanni, Pippo, Franco o giochi con Lollo in attacco, gioca con un'intensità ben definita, scusate, con un'organizzazione tattica ben definita. Quindi questa cosa, ovviamente, il merito va soltanto al nostro allenatore. Vi leggo brevemente, visto che si parlava di Juve, vi leggo brevemente quella che è la classifica e poi vi devo fare un bellissimo discorso che secondo me vi piacerà parecchio. Classifica, dopo la fine della giornata di ieri, recita: Milan, Roma e Napoli a 9 punti, Inter Udinese a 7, Lazio e Fiorentina a 6, Sassuolo 4, Bologna 4, Atalanta 4. Raga, no, non credeteci alla storia dell'Atalanta. L'Atalanta fa sempre così, perché leggevo già ieri qualcuno che mi diceva: ecco Lollo, l'Atalanta è partita male quest'anno, non riescono. No, raga, l'Atalanta poi si riprende, credete, date retta al vostro amico Lollo. Va, finché arriviamo a fondo classifica, dove recita: Spezia, Cagliari e Juventus a un punto, dietro a loro solo Verona e Salernitana a 0 punti. Bene, ragazzi, sono andato lunghissimo. Quanto sono? Ah, no, vabbè, non sono neanche 7 minuti oggi. Io e Geco, ragazzi, vi chiediamo la cortesia. Io e il mio amico Geco vi chiediamo la cortesia. Anzi, aspettate che faccio la copertina. Così. Ok, io e Geco vi chiediamo la cortesia di lasciare pollice in su questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando qua sotto mettete iscriviti al nuovo nome del canale che è Lorenzo Lollo, qua sotto iscrizione e abilitazione della campanellina. Andiamo in sigla, devo farvi dei discorsi fighissimi. 1, 2, 3, sigla. Oh, partiamo subito da una cosa. Allora, facciamo un bel discorso intelligente. Metto gli occhiali perché, come sempre, raga, sapete che il vostro amico Lollo non ci vede tanto bene. Allora, l'altro giorno, questo messaggio qua l'ho scritto sulla pagina Milanisti, ma lo leggo, l'altro giorno l'ho scritto, quindi lo leggo. In realtà questa cosa che vi sto per raccontare è successa un po' di giorni fa. Scrivevo: oggi ho seguito un webinar bellissimo che parlava del rapporto con il pubblico negativo. Ho seguito questo webinar online in cui si parlava di come bisogna relazionarsi e di qual è la proporzione esatta del pubblico negativo. Praticamente spiegavano che un 5% di persone negative sui social fanno più rumore del restante 95% che in realtà è molto soddisfatto. Questa errata percezione della realtà da parte di chi legge o ascolta dei video, vedendo ovviamente molti messaggi negativi, crea una reazione dissociata da quella che è la realtà. In effetti, scrivo, se ci pensate, se uno è soddisfatto e contento, tende meno a commentare o a scrivere qua sotto nei video o nei miei post sulla pagina I Milanisti. È felice e semplicemente ascolta quello che ho da dire o legge quello che ho scritto ed è contento e condivide con me. Diversamente, se uno è un pessimista criticone, ogni occasione è buona per farsi sentire e dimostrare la sua presunta, secondo lui, evidentemente, superiorità mentale. Pensate a San Siro, ci sono stati anni dove online si leggeva ogni cosa, ma poi andavi allo stadio ed erano tutti felici e contenti di godersi il Milan. Attenzione, chiusura importantissima. Strano il mondo dei social, è come se fosse una realtà che in realtà non esiste. Perché ho deciso di leggervi questa cosa? Perché ho deciso di scrivere questa cosa che in realtà è più vecchia rispetto ai fatti che adesso vi sto per dire. Perché stamattina abbiamo letto su Tutto Sport, Milan, scusate, aspetta che vi leggo il titolo, c'era scritto che sì, qualche fischio a San Siro, rinnovo lontano. Ora, io ieri ero in diretta sul canale Viola quando c'è stata la partita, ma mi assicurano tutte le... sul canale ufficiale del Milan, ero in diretta, quindi non potevo sentire in cuffia cosa stava succedendo a San Siro. Ma tutte le persone presenti a San Siro mi hanno confermato che in realtà di fischi a Frank ce ne sono stati veramente, veramente pochi. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la realtà, collegando i due discorsi, la realtà che noi abbiamo assaporato nelle ultime 2 settimane in cui sembrava che ogni
tifoso dei 35.000, 37.000 che c'erano ieri a San Siro doveva sommergere di fischi il Milan e sommergere di fischi Frank e sì per il mancato rinnovo. Non sto dicendo che sia giusto, ragazzi, attenzione, non sto dicendo che chi voleva fischiare ha fatto male e chi non ha fischiato ha fatto bene. No, vi sto semplicemente mettendo di fronte a quella che è una realtà completamente sfalsata, il discorso di prima, una percezione di realtà completamente diversa dalla realtà. Sembrava dai messaggi che si leggevano anche qua sotto, ma i messaggi soprattutto che leggevo sulla pagina dei milanisti, sembrava che il Milan dovesse entrare in campo e 37.000 persone dovessero avessero l'intenzione di fischiare Frank e sì. In realtà, ragazzi, non è andata assolutamente così. Quindi questa cosa vale per quanto riguarda il Milan, ma vale per tutto in generale. Attenzione, perché internet e i social non sono la realtà, ma come vi dicevo prima, nella maggior parte delle volte sono una realtà distorta di quella che era la realtà, perché il pessimista di chi vuole rompere le palle scrive e quindi sembra che tutti i commenti sono negativi. In realtà c'è un 95%, quindi la stragrande maggioranza delle persone che sono positive e quindi sono contente di quello che sta succedendo, ma non scrivono perché non hanno voglia di sentirsi superiori a chi sta parlando o a chi ha scritto la notizia. Bene, dopo questa... Questa lezione di Lollo per il sociale, ragazzi, vi leggo questa cosa, anche qua un'altra cosa che ho scritto. Allora, il Milan tira dritto, e concludo con questa cosa, state qua perché, ragazzi, questa è bellissima. Il Milan tira dritto. Che serva di lezione a tutti, ai giocatori, perché il Milan tira veramente dritto e non ha bisogno di nessuno. In questo club vigono delle regole comportamentali e economiche, e se ci vuoi stare a queste regole, sei il benvenuto in famiglia. Altrimenti quella è la porta, perché prima di tutto viene sempre l'AC Milan. Noi si vince e si vincerà lo stesso, perché il progetto va avanti nonostante la permanenza o il saluto a determinati giocatori. La lezione però la prendiamo anche noi tifosi, che come sempre crediamo di essere i più bravi e più furbi di chi invece al Milan ci lavora 24 ore al giorno, di chi ha alzato 5 Champions League e di chi conosce tutti i minimi dettagli della squadra e dello spogliatoio. Che serva di lezione anche alla stampa. Sì dai, continuate pure con un Milan che nelle vostre previsioni, nei vostri schieramenti di inizio anno finirà tra il quinto e il settimo posto. Va benissimo così, continuate pure. Il Milan è sempre sopra a tutto e a garanzia di questa cosa c'è Paolo Maldini. Noi dobbiamo stare in silenzio, non sappiamo come finirà questa stagione e la Champions, ma finalmente, e vi lascio con queste parole, ragazzi, ma finalmente sono tornate due cose fondamentali, molto più importanti del risultato. Una è la progettualità in ogni mossa societaria e due è la felicità nel guardare le partite. Ci avete fatto caso? Quando gioca il Milan finalmente siamo tutti felici di vedere gli 11 ragazzi che scenderanno in campo. Questa cosa che ci ha ridato il Milan e ci ha ridato Paolo Maldini, Massara e Gazzidis, che tra l'altro oggi fa gli anni, gli facciamo che gli auguri, raga, questo non ha prezzo. Dopo anni dove abbiamo sofferto le pene dell'inferno, finalmente siamo felici di tornare a tifare AC Milan e di guardarci le partite. Bisogna ringraziare per questa cosa. Bene, ragazzi, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate di tutti i discorsi che ho fatto in questo video. Io e Geco, dove è finito Geco? È là, aspettate che ve lo prendo così lo salutate bene. Io e Geco, che probabilmente domani sì, perché vedete che già è un po' mollino. Io e Geco vi salutiamo, un saluto a tutti, forza Milan, ma soprattutto vada via anche l'Inter! Ciao ragazzi!